There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Ci sono momenti in cui servono voci nuove, voci fresche, voci giovani. Questo è uno di quei momenti. Credo che il modo migliore per unire il paese sia passare il testimone a una nuova generazione. Alle 20 in punto, dallo studio ovale della Casa Bianca, Joe Biden prende la parola per la prima volta dopo la rinuncia al secondo mandato per spiegare in diretta TV perché ha deciso di lasciare la corsa. Ho creduto di meritare un secondo mandato per via dei risultati ottenuti, confessa il presidente. Affaticato dopo il Covid e con la voce stanca, ho capito però che dovevo mettere da parte l'ambizione personale per unire il partito e la nostra nazione. Biden aggiunge che resterà al suo posto fino alla scadenza per portare a termine le cose da fare, quindi l'endorsement alla sua vice Kamala Harris. Ha esperienza, è forte, è capace. E l'appello agli americani, il 5 novembre tocca a voi salvare la democrazia, è una scelta tra speranza e odio. Donald Trump, impegnato in un comizio in North Carolina, protesta per la copertura televisiva del discorso di Biden, che giudica uno spot elettorale e attacca a testa bassa Kamala Harris. È una bugiarda, un estremista di sinistra che distruggerà il paese. Abbiamo sconfitto 3 giorni fa Biden, un degenerato, ora tocca a lei. Dopo quello degli altri big del partito, a Kamala Harris potrebbe arrivare a breve il sostegno pubblico degli Obama e già la prossima settimana, con un voto anticipato online, i delegati alla convention potrebbero confermarla candidata ufficiale.